Le invasioni barbariche sono un classico esempio di come gli interessi degli storici cambiano a seconda delle epoche e il modo di studiare il passato cambia in base alle preoccupazioni del presente. L'invasione barbarica ha voluto dire per moltissimo tempo studiare come i popoli germanici hanno sommerso il mondo romano. E per gli storici dell'Ottocento e anche della prima metà del Novecento, a loro sembrava una cosa molto attuale questa, perché loro vivevano in un mondo di nazionalismi, di razze. E allora era ovvio che gli storici italiani o francesi, che credevano di essere i discendenti degli antichi romani, si identificavano con questo mondo aggredito e parlavano di invasioni. E dall'altra parte gli storici tedeschi, che credevano di essere i discendenti dei barbari, si identificavano con i popoli migratori, che cercavano il sole, cercavano un nuovo futuro. Infatti gli storici tedeschi non parlavano di invasioni, parlavano di migrazioni dei popoli, Völkerwanderungen, però appunto non nel senso che si interessassero al tema dell'immigrazione, semplicemente si identificavano con gli invasori. Oggi lo scontro fra latini e germani non ci entusiasma più, e invece il nostro presente ci suggerisce altre cose. Il nostro presente ci suggerisce che il problema dell'immigrazione è un problema cruciale. Non solo il problema dei popoli che decidono di muoversi, ma anche il problema di chi deve accoglierli. Come fare in modo che l'accoglienza sia efficace, che l'immigrazione sia una forza, una risorsa, e non provochi invece un disastro. E allora, adesso che noi oggi nel nostro presente abbiamo questi problemi, anche lo sguardo verso l'epoca delle invasioni barbariche è cambiato. Ci siamo accorti di una cosa che anche gli storici del passato magari sapevano, ma a loro non sembrava interessante, non la approfondivano. E cioè che prima di diventare invasioni, i movimenti dei popoli germanici verso l'impero sono stati per molto tempo immigrazione. Ci siamo accorti che per secoli, diciamo a partire da Marco Aurelio più o meno, quindi dalla fine del secondo secolo, fino alla fine del IV secolo, l'impero romano ha sì subito invasioni, respinto invasori, ma almeno altrettanto spesso ha accolto profughi, fatto entrare gente che voleva venire, immigrati. Certe volte l'impero romano è addirittura andato a prendere gente e l'ha deportata verso l'impero. E tutte queste cose per un unico motivo, che c'era bisogno di gente. Da Marco Aurelio in poi è sempre più frequente che l'impero abbia bisogno di gente. Ha bisogno di contadini per coltivare la terra, ha bisogno di soldati per rinsanguare le unità militari. E il modo di ottenere gente, appunto, è di farla entrare quando si presenta, oppure addirittura andarla a prendere. L'immigrazione nell'impero romano è un modello di successo. Per molto tempo i romani integrano energicamente gli immigrati. E lì avremo molte cose da imparare. Ovviamente le analogie non sono totali. L'impero romano si muove in un contesto in cui non c'è praticamente opinione pubblica che possa protestare. Se Costantino decide di stabilire 300.000 sarmati in Italia distribuendoli fra varie regioni, li distribuisce e nessuno protesta. È chiaro che in queste condizioni è più facile gestire una politica efficace. Però quello che c'è da imparare è che l'impero romano agli immigrati impone condizioni dure, l'assimilazione, il volersi assimilare, e le legittima però offrendo concrete possibilità di integrazione e di carriera. Dal tempo di Costantino in poi l'esercito romano comincia a essere composto in parte di immigrati che fanno carriera. Alla fine si è calcolato che forse una metà dei generali romani del IV-V secolo sono di origine barbarica, figli di immigrati. Oggi esaminando l'unico impero paragonabile a quello romano che è rimasto a questo mondo, e cioè gli Stati Uniti d'America, ogni volta che noi vediamo in televisione dei generali americani in Afghanistan o in Iraq, ci accorgiamo che questi generali americani sono messicani, filippini, giapponesi e tuttavia sono diventati generali americani. E dunque ci rendiamo conto che un impero è anche questo, la capacità di accogliere e integrare, e che questa, se la cosa viene gestita bene, non è una debolezza, ma è una forza. Dopodiché, naturalmente, la storia del rapporto di Roma con l'immigrazione è anche la storia di come Roma a un certo punto non ha più saputo gestire questi flussi. Forse anche perché sono diventati troppo pesanti, ma soprattutto perché sono stati gestiti male.